grande. Pronto? Perfetto, ma il tecnico che almeno ti capisci anche le differenze che possono esserci da... Ma tu pensi che tu un pochino già hai capito com'è. E poi il tuo percorso che ti piace, devo arrivare in un altro po'. Sì, sì, se intendi seguirci. Che bello lo stato. Cosa invece? Vai, vai, calma. Dai, Shinseikai. Che sei sicuro che tu incontri i giapponesi? A me vedo incontri i giapponesi perché se no... In Italia già, ci stanno anche in Italia i campionati sì, gli organizzati, gli organizzati. Vediamo ragazzi. Sono andato una volta con i guardi in corso di ricordo di elettronica, lui mi ha detto ci guarda, adesso chiediamo lo sconto, lui farà così, dirà che dovrà andare a chiedere a qualcuno, guarda la stessa scena che lui mi ha descritto. È partito, ha fatto finta di andare dietro, è tornato, poi lui torna e ci leva 1000 yen. Guarda se non è così. Oh, è tornato, 1000 yen. Poi abbiamo parti di Axo umide, quindi tecniche prestabilite a coppia, poi preparazione atletica, azione del grado va sempre più alta. Più di questo è sempre una cosa che mi piace perché nelle è molto sottovalutato, molto sottovalutato. E poi i kumite, quindi combattimento, se sei bianca ne fai 1, se sei gialla ne fai 2, se sei blu 3, 4, 5, la nera ce n'ha 10, se uno danno ce n'ha 20 e io ho fatto il terzo 30. Hai visto il video? Non l'hai visto il mio video dei kumite 30 uomini? Video. Championship e il suo, uno dei suoi obiettivi sarà anche quello di perfezionarsi nel tale, quindi abbiamo colto questa occasione per farlo allenare con noi e portare avanti quel discorso che lo vedrà coinvolto in prima persona all'interno dello Shinseikai. Quindi per noi è veramente un piacere avere l'atleta di realtà di Carlo, però oltre a quello la cosa che mi piace di Carlo è l'umiltà e la voglia di apprendere. E tanti che si credono già arrivati in vari contesti di arti marziali, non ha, invece Carlo è uno Shinseikai, come diciamo noi, quindi potremo lavorare molto bene insieme. Oggi facciamo un allenamento, diciamo, introduttivo, con tecniche che potrebbero essere utili soprattutto per lui nel prossimo match. Magari gli accendiamo qualche lampadina e possiamo dare qualche via di ispirazione. Quindi, e ovviamente, se partiamo. Va bene, vi facciamo un velocissimo riscaldamento. Già vedo che siamo un pochino caldi, senza curare troppo la parte di preparazione atletica e poi passare a quella tecnica. E ti pure cambio adesso, stesso gioco di gamba, gli avanti, Chi me? Osso!
sei un Migigamae come me, quindi guardi adesso, ok? Lo faccio fare a Carlo perché così gli rimane più impresso, essendo da ok, quindi da secondo, ok? Allora, molte volte nella nostra distanza di combattimento, non ci sei che karate, è questa, quando non ci sono i colpi a dito, quindi tu colpi alle gambe. Una cosa che potrebbe essere utile per i lottatori di MMA, quale può essere? Che a questa distanza, quindi quella di lotta, su per giù, qui nessuno calcia, difficile, ok? Ma del resto, anche quando combattiamo di K1, quindi quel pugno al viso, c'è il corpo a corpo, qui nessuno calcia. Chi è che riesce a calciare da questa distanza? Chi proviene dai stili di karate. Non se l'aspetta nessuno. Magari mi aspetto un colpo di braccio, magari mi aspetto il corpo, un takedown, colpi alle gambe quante ne volete, ginocchiate quante ne volete, ma un colpo con la forza, quindi di una tecnica di calcio, difficilmente se l'aspettano. Bisogna essere sciolti e bisogna averci la giusta potenza, ok? Quindi da qui, mentre sono in una situazione di combattimento corpo a corpo, che può essere di varie discipline, esco da questa parte, sempre chiuso, e colpisco con la tibia. Sono 30 centimetri? Te l'aspetteresti? Non si aspetta nessuno, ragazzi, nessuno. Si aspettano lavori sporchi, magari gomitate nell'MMA. Benissimo. Però magari vado sotto con Shirazki, ma montante. Adesso va qua, boom! Non si aspetta, quindi lo faccio chiudere per poi andare con Sune, tibia al viso. Non fate questo, uno, due, da qui è tutto inutile, da qui se l'aspettano, ma da qui, boom! Vedi, Zappaghi? Io vedo te, tu non vedi. Ok? Quindi, stanza vicina alla simulazione di combattimento, Shidatsuki basso, esco fuori, Jota Moshike. Deve entrare con la tibia, Sune. Non si aspetta nessuno. Magari in combattimento diamo un fastidio alla gamba alzata. Boom. Se l'aspetta qua, arriva qui. Quindi vicino. Se il compagno vede che vi allontanate, fate questo e non uscite, avete il dovere, l'obbligo di... No. Gli sei allontanato, anche se sei una cintura più bassa. Non è un affronto, vi state aiutando. Otakaini, aiutiamoci tra di noi, collaboriamo. Quindi. Uno, esco, in coppia a lavorare. Esatto. Poi completa il giro da questa parte, colpito, completalo. Metti che se non l'hai preso, tu lo vedi preso, lui c'ha il tempo, girati. Lui deve sprecare il tempo, tu già sei pronto a contattacco. Metti che se te l'ha parato. Ed esce, ok. Quindi da qua, finto, su, faccio alzare la guardia, uscirò lì, da qua, finto e faccio alzare la guardia, uscirò lì. Dove deve andare a impattare il mio tallone? Qua, fegato. Quindi è preferibile tirarlo con la destra, ok? Quindi da qua, sulla mano, faccio alzare, uscirò lì dietro da dove sono arrivato, va giù. Allora, prossimo passo, se non va giù, ha messo il volume, c'è riuscito, però la mente ovviamente dice stai attento che ogni volta che gira la schiena ti buca il fegato. Quindi la sua mente adesso focalizzata qua, cosa facciamo noi? Io gli faccio la stessa finta, ma invece tiro su. Chiaro, uscirò ma qua. Quindi, buona strategia, un combattimento, uno, l'ho preso bene, boom, uno, va. Primo, giuda, se lo prendo bene, o anche se lo prende gomito, ma gli arriva un forte colpo, ovviamente, dice, se questo mi ritira un'altra volta questo colpo, io vado giù. Quindi fa molta attenzione qui. Rifaccio la stessa finta, la testa, se è adatta all'ultimo colpo, quindi andrà qui, arriva dalla parte opposta, con l'uscita e lì va giù. Boom, subito! E sulle mani. Esatto. L'hai bucato, ok, adesso il secondo, uscirò Mawashi.
Bravissimo, esatto, quello è il lavoro. Ottimo, questo è il 50%. Questo è buono. Questo è buono. Mi fai degli intelligenti, guardano anche queste cose, lo sguardo. Quindi posso un cane guarda a me, vedi, mi guarda dove tira. Quindi get a mo, mai get a moshi kiri. Oitsuki, continua a guardare basso. Pam! Get a moshi kiri. Il trucco? Non vi spostate con il corpo. Non adeguate la postura al Jodan, deve essere identica al Gedan. Io come tiro questo? Tiro questo. Mi sono spostato? Buono, buono. Seguimi. Questa qua, guarda. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Esatto. Vai. Esatto. Sì, quando vai in testa è una cosa. Continua, Boom! Perché appena piazza la gamba, sai che faccio io? Sì. Devi andare in protezione, soprattutto se mi fai sentire. Boom! Boom, boom! Oh, se lo butti giù così, Già mi trovo. L'evento molto bene, ho veramente apprezzato sia l'adattamento di Carlo che è stato immediato. Ottime tecniche e soprattutto abbiamo visto dove si può lavorare per migliorarlo ulteriormente. Ha delle tecniche naturali su cui si adattano benissimo allo stile che noi pratichiamo, lo Shinseikai. In più, correggendo qualche piccola cosa, ha una forza d'attacco secondo me impressionabile. È tutto una questione di adattamento, ovviamente, sia per lo stile da dove proviene che per quello che fa di professione, quindi lottatore di MMA. Il percorso comunque secondo me è più che spianato, non so Carlo le sue sensazioni. No, devo dire, trovo subito familiarità con le tecniche, nel senso che sono da autodidatta, ho sempre provato queste tecniche da solo, poi è giusto che ti segua qualcuno, certo. Per perfezionare e impararmi di nuovo, certo. Perfetto. Adesso vediamo se riuscirà a metterle a segno qualcuno al prossimo Venator. Quindi anche un pezzettino di Shinseikai dentro la gabbia del Venator. Grazie. Ok, quindi adesso la focalizzazione, il focus ce l'abbiamo sulla parte Ciuda. Ciuda Moshikeri. Mai Ciuda Moshikeri dall'altra parte. Sparo Mawashikeri, però dall'alto. Eccolo qui, verso il basso. Il Brazilian Kick. Quindi non prende qui, ma prende qui. Dall'alto verso il basso, lo faccio vedere a vuoto. Arriva tutto il peso, il nostro peso, più la parte tecnica. Fa male. Ok? Quindi, Ciuda Moshikeri. Mai Ciuda Moshikeri. La focalizzazione è lì. Adesso lo tiro un po' in un po'. Tiro solo l'ultimo. Chiaro? Per le bianche, ovviamente non li posso chiedere il Brazilian Kick. Così è un rimarcare mentalmente, è un ripasso mentale che facciamo durante lo shadow. Quindi mentre sto facendo shadow, quello che ho fatto prima, l'avvicinato, ok? Oppure. Sempre la difesa, ti passo quello che fa. Non posso mettere del mio, ma facciamo uno sforzo mentale a ripassare quello che ho fatto, perché serve come collante, così domani non mi sono scordati. Ah,
provati 10, 20, 30 volte. Siate ipercritici con voi stessi. Sarebbe entrato? No. Ma senza tirarci al 100%, molto tecnici. Ma voi che curiate sia l'attacco che la difesa, l'avversario mi stanno per venire a farvi attaccare il basso. Entra un pochino più veloce, rientri. Esatto. Esatto. Prova a uscire un po' qualche. Con le mani. Eccolo, sì. Prova in varia. Fintalo. Bam. Bam. Potenziale ovviamente nell'MMA, ma anche nel karate Shinseikai, full contact karate in generale, quindi vedremo di sfruttare per inserirle nel quello che ti servirà, e quello poi il bello è veramente quello, come hanno fatto tanti campioni di karate. Adesso mi viene in mente Machida, o mi viene in mente Steven Wonderboy Thompson, e magari si metterà a parlare delle tecniche karate di Carlo, che potrebbe, per me sarebbe il miglior riconoscimento che potrei avere. Quindi in bocca al lupo il Venator, e fai vedere qualcosa che hai appreso oggi e che continueremo questo percorso insieme. Us.